Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Sì a maggioranza ai bilanci di esercizio 2019 e di previsione 2021 dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica, l'ente che svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziative e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici. È chiamata a un grande sforzo in vista di una stagione estiva che si annuncia molto delicata per il turismo toscano. Dobbiamo ripartire da, dal concetto che dobbiamo salvare il nostro turismo, salvando anzitutto le attività che fanno il turismo. Mi vengono in mente gli alberghi, ma anche tutti i servizi connessi al turismo come ristoratori, bar. Questo ovviamente è il punto di partenza. È ovvio che in Toscana. Il turismo eh, può essere sviluppato, deve essere sviluppato anche tramite le infrastrutture, deve essere sviluppato tramite la promozione, perché abbiamo una regione che è meravigliosa, una, una regione che tutti ci invidiano dal punto di vista culturale, di conformazione del territorio, dell'offerta turistica e che quindi deve essere un volano di ripartenza post-Covid. Abbiamo una fortuna e la dobbiamo sfruttare. Certo, è impensabile farlo se non riusciamo prima a salvare tutte le attività che al turismo sono legate. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità, di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare il turismo in Toscana, spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta, oggi c'è bisogno di piani concreti, il turismo... Qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate, non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Ci sono alcune delle attività di Toscana Promozione Turistica che effettivamente sono state molto utili per il rilancio del brand Toscana all'estero. E mentre altre hanno avuto, sono state diciamo, quantomeno discutibili anche come tipo di attività, io ricordo una delle più vecchie, appena ci insediamo nel 2015 il Toscana Ovunque Bella oppure altre iniziative come l'iniziativa ehm, all'Expo Milano, che praticamente eh, ci fu un investimento su dei padiglioni che in pratica andarono deserti. Naturalmente adesso cambia eh, completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno, ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Io credo che Toscana Promozione Turistica dovrebbe impostare molto l'attività in questa direzione, utilizzando soprattutto tutti i canali dell'online, del web e utilizzarli al massimo delle, delle loro funzionalità. Questo credo che sia il primo e principale impegno che si dovrebbe prendere. Da qualche settimana gli URP della regione, del Consiglio regionale e alcuni sportelli del Servizio Sanitario regionale e dei comuni sono aperti al pubblico, oltre che per i normali servizi svolti finora, anche per il rilascio delle credenziali SPID, l'identità digitale che dal prossimo 28 febbraio sarà l'unico codice di accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. L'URP della Giunta regionale e l'URP del Consiglio regionale eh, offrono ormai da qualche giorno un servizio aggiuntivo. La, sapete che lo SPID eh, sostituirà ogni altro codice di relazione e riconoscimento nei servizi verso la Pubblica Amministrazione. Dovrà conc concludersi questa transizione eh, entro il prossimo settembre. Abbiamo davanti ancora tempo necessario. Già molto è stato fatto, è stato fatto dai servizi della pubblica amministrazione, da molti comuni che hanno ricevuto dalla regione un percorso formativo e la strumentazione è necessaria per costituire questa nuova identità digitale. Poste Italiane ha fatto gran parte del lavoro necessario. Credo che questo servizio messo a disposizione della comunità garantirà a tutti un processo di vera semplificazione non più, più codici, PIN, altri elementi di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, ma un unico codice identificativo che costituisce sostanzialmente l'identità digitale di ciascuno di noi per l'accesso delle relazioni al sistema pubblico. È una delle prime cose che abbiamo detto al momento della mia elezione, quella di cercare di aprire il Consiglio regionale ai cittadini in un tempo come questo, molto complicato in cui eh, sempre più cittadini vogliono accedere alla digitalizzazione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro URP. Ringrazio l'assessore Ciuoffo per l'importante lavoro messo in campo in questi mesi. Eh, un lavoro che tende sempre di più a semplificare la vita ai cittadini, a dargli la possibilità di accedere ai tanti servizi che mettiamo a disposizione, un modo per tornare ad essere all'altezza degli occhi di ogni persona, perché oggi ci sono richieste di bisogni primari a cui noi cerchiamo di dare risposta tutti insieme con un lavoro importante che produce risultati anche davvero importanti come abbiamo visto nei primi giorni di apertura. Il Consiglio ha espresso pieno sostegno alle attività di Ispro per la diagnosi, la cura e la riabilitazione in campo oncologico e impegna la Giunta regionale a continuare a rafforzare, anche a livello economico, il modello organizzativo toscano per la prevenzione, la cura e la ricerca a partire dalle attività di Ispro e della Rete Oncologica Regionale di Ricerca. Sappiamo che oggi in Italia. 3,6 milioni di cittadini sono persone che hanno superato una patologia oncologica, il 37% in più di dieci anni fa. Questo vuol dire che la ricerca, l'innovazione nelle cure, la formazione del personale medico è essenziale per dare una risposta ai cittadini e noi sappiamo che ci sono ormai cure personalizzate, tipo la cura cellulare e CAR-T, che sono delle cure che permettono di risolvere alcune patologie oncologiche che prima non si potevano risolvere. Quindi insomma abbiamo una grande sfida tecnologica davanti, una grande sfida organizzativa, abbiamo una patologia oncologica che sta diventando cronica e quindi abbiamo bisogno di servizi sul territorio. Ecco, questo ci permette di dire ora che l'organizzazione a rete che la Toscana ha scelto alcuni anni fa è il modello vincente che permette di avere su tutto il territorio regionale il massimo delle cure e un'omogeneità delle cure su tutto il territorio regionale. Noi diciamo che l'ISPRO può essere in futuro non solo il coordinatore della rete oncologica, ma sempre più un centro di riferimento non solo regionale, ma anche un centro di ricerca e cura di carattere nazionale. ISPRO aiuta la comunità toscana a fare prevenzione. Fare prevenzione vuol dire intanto dare la possibilità a chiunque di noi di adottare sistemi di vita eh, eh, migliori o in ogni caso ad intervenire immediatamente all'insorgere del problema e questo permette di avere risultati nettamente superiori. Chi non la vive questa situazione non può sapere cosa vuol dire. Io nel mio caso ho fatto tre anni di chemioterapia e cure monoclonali. Sono cure che mi hanno salvato la vita ma che mi hanno fatto fare un cammino veramente lungo insieme ad un gruppo di persone che via via ho visto diminuire. E te ogni giorno vedi una sedia che si vuota accanto all'altra e non sai quando anche la tua si libererà. Quindi è determinante, veramente determinante, poter sostenere questa istituzione sanitaria che è straordinaria per i risultati che dà e soprattutto per le vite che riesce a salvare. È stata presentata in aula la Fondazione Alfredo Catarsini 1899, intitolata al maestro versiliese pittore, scrittore, critico e poliedrico animatore di proposte culturali. Il lancio della fondazione avviene in un momento preciso, cioè in occasione dei 30 anni trascorsi dalla mostra antologica di Palazzo Paolina a Viareggio. L'ultima della sua lunga carriera. È una bellissima avventura che noi abbiamo intrapreso in memoria di mio nonno, naturalmente, ma dopo la perdita di mia mamma, Mitica Tarzini. Quindi, eh, nella nostra famiglia c'è sempre stato non solo l'attenzione naturale e scontata verso l'arte in tutte le sue declinazioni, ma anche l'attenzione alla divulgazione e soprattutto alla valorizzazione sia dei nostri tesori, ma anche dei giovani talenti. Quindi eh, ci piace pensare che al di là del fatto di eh, naturalmente valorizzare la figura di Alfredo Cattazzini, farla conoscere meglio nelle sue molteplici sfaccettature, è stato un pittore, ma anche uno scrittore ha tenuto delle rubriche sui giornali, è stato un critico d'arte e animatore di eventi culturali in Versilia, ma ci piace anche pensare che la fondazione porti, ci porti più avanti, quindi che ci apra al mondo delle arti, che ci apra al mondo dei giovani e che soprattutto riesca a trovare sinergie importanti con altri enti e altre fondazioni che perseguono questi obiettivi. E naturalmente il campo è vastissimo. Noi abbiamo cominciato la nostra attività riordinando l'archivio storico di Catalzini che è custodito nel suo atelier che è nelle soffitte di Palazzo Paolina Bonaparte a Viareggio e che fa parte del percorso museale appunto dei Civici Musei di Villa Paulina. E la, il riordino dell'archivio storico a cura di Claudia Menichini è la base, possiamo dire, scientifica sulla quale si fonda la fondazione. Da lì si sviluppano poi tutti quei temi e quelli, eh, diciamo, anche obiettivi che ci permettono poi di operare. Noi cominceremo molto presto eh, con la divulgazione, naturalmente, di questo libro, la presentazione eh, di questo libro e eh, successivamente la prima mostra, la prima mostra che la Fondazione ha voluto con una selezione di opere scelte. La vita artistica di Catarzini è stata molto lunga. Lui ha attraversato tutto il Novecento, è morto nel 93 a 94 anni. Allora lui ha sperimentato tutti gli ismi del Novecento, li ha fatti propri. È un momento. Importante in un tempo in cui sono chiusi i teatri, sono chiusi i musei, non si riescono a fare mostre. Sapere che c'è ancora chi investe sulla cultura ci dà forza e anche un po' di speranza. Per questo ho accolto con piacere l'invito. Che la Presidente Giachi mi ha rivolto insieme alla Fondazione e sono qui per mandare questo messaggio di speranza, e di speranza perché non vediamo l'ora di poter ripartire, le nostre mostre, i nostri luoghi di cultura possono tornare a riaprirsi. Questo fanno grande la nostra regione. La bellezza della Toscana è nella sua storia, eh, nell'arte, nella capacità di saper trasmettere qualcosa di veramente profondo alle cittadine e ai cittadini e anche ai visitatori della nostra regione. Eh, regione, sapere di poter avere qui con noi oggi chi vive di cultura e chi ha fatto la storia attraverso le proprie opere della nostra regione è qualcosa di davvero bello, di davvero importante e il segnale di vicinanza mia oggi qui è un segnale, come dicevo prima, di speranza, di speranza di poter ripartire e di poter uscire anche con le nostre bellezze da questa terribile pandemia che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. Quando la solidarietà chiama, il Consiglio regionale risponde e sono davvero contento di poter innovare, anche in un anno così difficile, l'appuntamento con gli amici di Cure2Children. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, aprendo la conferenza di presentazione del calendario della Fondazione Cure2Children, che opera in paesi a basso reddito per garantire le cure ai bambini malati di cancro. Innanzitutto, ogni qualvolta le iniziative di solidarietà bussano alla porta del Consiglio regionale, noi diciamo presente. Io eh, sono stato subito colpito dall'impegno, dal lavoro che viene messo in campo dall'associazione Cultu Children, che ho subito aderito all'iniziativa e l'ho fatto in maniera così convinta. Eh, che oggi vedere il video che è appena passato mi dà l'idea di quella che deve essere la strada da, da perseguire. Eh, ogni qualvolta che sento insieme la parola cancro e la parola bambino eh, si accaponisce la pelle, sono parole che non dovrebbero mai stare insieme, invece, purtroppo. Ci stanno e ogni qualvolta c'è qualcuno che investe, investe il proprio tempo, investe in iniziativa di solidarietà, investe in raccolta di finanziamenti per sostenere la ricerca, per aiutare a fare in modo che non accada più e non accada ad un bambino, poi a due, poi a te, poi a diecimila. Ecco, io penso che questa sia la strada da seguire e grazie all'iniziativa e portiamo in Consiglio regionale i calendari che sono stati anche quest'anno realizzati, e con il sostegno all'acquisto di questi calendari si potrà sostenere l'acquisto dei, dei farmaci salvavita necessari a sconfiggere una malattia terribile come il neuroblastoma. 13 anni fa nasceva Curto Children, la cura al bambino. Sembrava un progetto impossibile da realizzarsi, soprattutto anche quando poi scoprimos che eravamo soltanto noi ad aver avuto quest'idea di andare a curare bambini con gravi malattie del sangue o malati di cancro in paesi poveri o in via di sviluppo. Abbiamo scoperto che a questi bambini non veniva riservata nessun tipo di terapia, a volte non veniva neanche garantita una corretta diagnosi. Vi posso assicurare che a 40 minuti di volo noi abbiamo trovato queste situazioni. Ci siamo armati di tanta buona volontà, tutta una serie di coincidenze fortunate tra cui anche la passione e l'amore che ha voluto dedicare a questa organizzazione Leonardo Pieraccioni, che come sapete conosceva uno dei nostri bambini che era un suo fan e che purtroppo morì. Pieraccioni fu molto scosso da questo accadimento e, fin da subito, accettò di dare vita a questa missione, a questo progetto. Maria e Christine, una bambina del Camerun, ha fatto scattare nel nostro database il numero 10.000. Christine è ammalata di anemia falciforme. È una patologia terribile, perché ha il triste primato di essere la malattia che procura più sofferenze. Oggi voi scoprite questo dato. È la leucemia che fa soffrire di più un bambino? No. È il neuroblastoma? No. È l'anemia falciforme? E dovete sapere che questa patologia, con dei farmaci tra l'altro che hanno un costo molto modesto, si riesce a gestirla bene fin dall'inizio. Vi dico questo perché ora Maria e Christine sta già molto meglio: soltanto con una consulenza online e con l'indicazione di alcuni farmaci mirati.